passiamo alla macro categoria HR. Il premio è quello di HR Director dell'anno. Andiamo a leggere la motivazione. Per la capacità di promuovere politiche di sostegno e crescita per i propri dipendenti, dalla formazione ai piani di carriera mirati fino ai benefit personalizzati, all'interno di un processo organizzativo sempre più innovativo e inclusivo. Per confermarsi, per il terzo anno consecutivo, il leader per eccellenza nella valorizzazione delle risorse umane in Italia. Il premio va a Giovanni Luca Perin, Generali Italia, che naturalmente è qui con noi. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Complimenti per questo riconoscimento che la invito a mostrare. Siamo molto contenti. In favore di nostra telecamera e naturalmente per le fotografie di rito che poi facciamo comunque più mirate. Grazie mille. Prego, si accomodi. Grazie. Beh, io le chiedo subito, a parte un commento a caldo generale, però parliamo di una terza vittoria consecutiva peraltro come HR Director dell'anno. Cosa significa per lei? Beh, innanzitutto grazie per il riconoscimento e grazie viene da tutta la mia squadra, ma penso che il significato sia proprio nella squadra, nelle persone che mi circondano, che mettono veramente un effort eccezionale e molta passione. Il fatto che sia la terza volta poi mi dà questo senso di continuità dell'impegno, di volontà veramente di cambiare le cose e quindi di un lavoro che ha delle basi solide per guardare al futuro. Mi permetta di dire che una volta può essere un caso, una seconda volta un po' meno caso, una terza volta diciamo che è una conferma effettiva e definitiva. Beh, diciamo che ormai nel settore diciamo nostro delle assicurazioni, ma direi del mondo HR, le generali rappresentano un caso di successo, insomma, certo. Quindi abbiamo molte best practices nel settore. Senta, abbiamo alle spalle un anno complesso e quindi mi piacerebbe parlarne anche con lei. Sono stati accelerati alcuni processi organizzativi, innovativi, soprattutto nella gestione delle risorse umane, perché si parla di relazioni con le persone e di modo di rapportarsi che si è modificato. Ci vuole raccontare la vostra esperienza? Beh, è un anno molto particolare, no? Un anno in cui pensavamo di uscire dalla pandemia, invece ancora oggi la stiamo gestendo. Noi abbiamo cercato quest'anno di rafforzare la nostra capacità di gestire una organizzazione remotizzata. Noi lavoriamo ancora oggi al 95% delle persone da remoto e quindi abbiamo costruito tutti, diciamo, un sistema per fare in modo che le nostre persone riuscissero a lavorare con efficienza ed efficacia. I risultati che avete visto sia dell'anno che trimestrali dell'azienda sono risultati importanti che dimostrano la nostra capacità di cambiare e l'abbiamo fatto anche utilizzando molto la tecnologia. Faccio due esempi, per esempio Smart Barometer, che è un modo di supportare i nostri people manager a gestire le proprie persone, ma anche la nostra app Employee App, che consente ai nostri dipendenti di gestire l'azienda pur da remoto, tutto con un'esperienza digitale. E soprattutto Learning App, che è un'altra app che ci consente la formazione a distanza delle nostre persone. Quindi siamo riusciti a trasformare attraverso la digitalizzazione tutta l'experience che tu avevi fisicamente in azienda in, diciamo, da remoto. Certo, beh, un'espressione solo, sono state abbattute le barriere che improvvisamente ci siamo trovati di fronte. A questo punto, quali sono le sfide future nell'ambito HR, quindi quelle dei prossimi mesi, insomma? Beh, io penso sia per tutti trovare, come dire, il next normal, come lo chiamiamo fra l'interno. New normal, o new normal, next normal, pure new normal, la chiamo un po' come vuole, quindi definire come lavoreremo. Sicuramente non sarà come prima, io penso che nessuno si potrà permettere di tornare al modello di prima, quindi dobbiamo trovare quel, diciamo, nuovo modello organizzativo che secondo me sarà un modello misto fra quello che c'era prima e quello che c'è ora. Questa penso sia la più grande sfida per la community HR, è un grande cambiamento sul modo di governare la leadership, di individuare la leadership, sul modo di gestire i talenti, di attrarre i talenti, su tutti i sistemi HR che dovremmo cambiare. E per noi un tema importante in particolare è tutto il nostro sistema di welfare, di benefits, noi contiamo molto nelle nostre politiche HR che va ripensato. Ecco, lei ha parlato di valorizzazione dei dipendenti, quindi delle risorse che sono già del vostro team, ma anche di nuovi talenti. Ci sono delle iniziative particolari su cui volete puntare programmi?
Sì, noi contiamo molto a attrarre delle persone di valore, perché ovviamente la nostra è un'impresa dove le persone sono al centro, e il nostro vero valore sono le persone, e per far questo stiamo pensando di allargare quello che è il nostro approccio alle nostre persone anche a chi entra in contatto con noi. Quindi stiamo pensando a una nuova piattaforma, che non svegliamo oggi, magari sarà per il premio dell'anno prossimo, in cui porremmo il nostro approccio inclusivo anche a chi entra in contatto con l'azienda. Poi contiamo molto su politiche di welfare. Noi abbiamo Wellion, che come sai è una nostra società che opera nel welfare, che ci dà una grande opportunità di vedere quello che c'è nuovo sul mercato, e quindi queste nuove experience le porteremo all'interno della nostra realtà, cambiando l'approccio con un modello organizzativo molto differente. Tematiche di D&I molto importanti, e soprattutto attrarre talenti ad alta qualificazione. Allora, questo è il terzo anno consecutivo che lei sale su questo palco e riceve il riconoscimento. Si dice non c'è il 2 senza il 3, quindi la conferma c'è stata, però visto che lei ha già detto che ci dovrà dare aggiornamenti per il prossimo premio, direi che insomma, vogliamo ancora giocare. Il quarto, esatto, dovrebbe esserci anche il quarto, e quindi insomma la Juve mi sembra ne abbia 20-10, no? Di seguito, sì. Quindi e quindi insomma bisogna arrivare anche oltre, perché sennò non ci si accontenta e questo mai. È per i miei colleghi, va bene, diciamo, uno spirito a migliorarci tutti. Assolutamente sì, soprattutto dopo questo periodo complicato. Complimenti quindi. Grazie a Giovanni mille. Luca Perin, Generali Italia, per questo riconoscimento che adesso può prendere. Grazie mille. E portare anche complimenti a tutto il team. Certo, che sono qui con me. Grazie mille. Esatto, grazie. Esatto, sono qui ad assistere alla premiazione. Complimenti. Grazie, grazie ancora a tutti. Arrivederci.